con Fabrizia Dottavio. Siamo qui a Termoli nell'Istituto Ugo Tiberio per Geometri, Nautico per Geometri, perché questa mattina si porta avanti un progetto, allenare la mente per il futuro. Sì. Beh, chi più di lei, che è campionessa, diciamo medaglia d'oro a Baku, ginnastica artistica, penso che non ci sia altre persone che possano essere testimoni così importanti. Allora, che cosa si dice questa mattina? Sì, questo è un progetto, allenarsi per il futuro, che si trova ormai, se non erro, al terzo o al quarto anno e di fondamentale importanza per l'orientamento dei ragazzi. E si cerca di indirizzarli, di in qualche modo farli anche un pochino uscire fuori dalla mentalità prettamente scolastica e avvicinarli al mondo del lavoro, che ovviamente è sempre più vicino a quella che è la loro esperienza. E Bosch e Randstad portano avanti questo progetto in maniera molto particolare, prendendo come parola chiave la passione che è il motore di tutto, e lo fa avendo dei testimonial d'eccezione, ovvero una rosa di atleti, campioni mondiali, olimpici, di tutte quante le discipline sportive. E appunto con questo progetto noi giriamo le scuole e raccontiamo la nostra esperienza. Ognuno di noi ha una storia diversa da raccontare, ma che però ha sempre come fulcro fondamentale appunto la passione che ci ha spinto a realizzare il nostro sogno. Quindi penso di capire, un Giro d'Italia molto fruttuoso in questo senso. Sì, le scuole toccate sono tantissime, ogni anno crescono sempre di più e vengono attivati veramente migliaia di tirocini, per cui questi ragazzi hanno poi praticamente, proprio in maniera pratica, modo di approcciarsi al mondo del lavoro e fare un'esperienza unica. Abbiamo visto una grande partecipazione anche degli studenti, quindi è sì. Così sempre da quando... Sì, no, gli studenti sono molto entusiasti, è un modo anche per vivacizzare la routine scolastica e per magari cercare di passare delle informazioni a loro del tutto nuove che potranno essere di utile. Dopo Termoli dove sarete ancora? Domani saremo ad Ortona, però le tappe in realtà continuano per tutto l'anno, dal nord al sud dell'Italia, veramente. Insomma, non dalle Alpi alle Piramidi. Nessuno, sì. Praticamente sì. Va bene, comunque è una buona cosa, perché comunque la scuola oggi è cambiata, non è più quella del matematica e geografia a tutti i costi, ma si fa anche in questo modo. E questo è un allenare per le menti future, che saranno il futuro anche della nostra nazione. Sì, io infatti un pochino li invidio questi studenti, perché a mio tempo vorrebbe tornare a fare una cosa del genere. Vabbè, ma lei comunque è stata lungimirante, ha visto prima come si poteva fare per essere in questo senso. È vero, lo sport mi ha aiutato in questo. Infatti, sicuramente lo sport aiuta sempre comunque. Sì, mi ha aperto bene, un po' in bocca al lupo, buon lavoro per il proseguo anche della giornata qui a Termoli. Grazie. E poi magari ci rivedremo qualche altra occasione per grazie qualche altro mille. Progetto grazie ok